L'operazione di oggi è la risposta che l'Arma dei Carabinieri ha dato a parenti e amici di un quarantenne toronovese che nell'agosto 2017 è morto improvvisamente per presunte cause naturali. Le attività serrate svolte dai Carabinieri Compagnia di Nova ha fatto luce su una fitta rete di soggetti che commerciavano e somministravano farmaci, anabolizzanti e stupefacenti a una grande platea di atleti, sia amatoriali che professionisti, e che venivano incoraggiati a consumare queste sostanze per o migliorare il proprio aspetto fisico in breve tempo oppure gareggiare con più efficacia in queste competizioni sportive.